Cosa sono i serramenti a taglio termico? Sono Paolo dei Mazzini Serramenti. L'idea di questo video mi è venuta perché ho capito che quando mi viene richiesto un serramento a taglio termico, mi viene richiesto generalmente un serramento ad alte prestazioni termiche. Quindi si va un po' oltre quello che è il vero significato del taglio termico. Il taglio termico è una caratteristica del serramento in alluminio. Infatti l'alluminio è un metallo utilizzato per costruire infissi che ha eccezionali caratteristiche meccaniche, ha un'ottima durabilità se trattato con un'opportuna verniciatura, però non è eccellente dal punto di vista dell'isolamento termico perché è un ottimo conduttore e non essere un buon isolante termico può essere un problema per un serramento. L'isolamento termico oggi è una caratteristica fondamentale per un infisso moderno, in quanto più isolamento termico abbiamo, maggiore il comfort che riusciamo a dare all'interno dell'abitazione, migliore quindi sono le prestazioni energetiche delle abitazioni, minori sono i possibili problemi di condensa sul telaio del serramento. Condensa che se già hai seguito altri video su questo canale può portare alla formazione di muffa. È un problema importante delle abitazioni moderne. Già una quarantina d'anni fa si è diffuso sul mercato un sistema di costruzione che consisteva nell'inserire all'interno del profilato di alluminio una barra in materiale plastico che aveva lo scopo di interrompere il flusso di calore tra la superficie rivolta verso l'esterno del serramento e la superficie rivolta verso l'ambiente interno. Questo materiale plastico ad alto isolamento termico generalmente è una sostanza che si chiama poliammide, ha delle ottime proprietà meccaniche che quindi permettono anche di sorreggere il peso dei vetri e di sorreggere la struttura del serramento. Per questo è stato chiamato taglio termico. Aveva questa funzione di isolamento termico e tagliava in due il profilo. Inizialmente questa barra aveva uno spessore di circa un centimetro. E via via negli anni questo spessore è aumentato, arrivando anche a 5-6 centimetri nei serramenti più moderni e più ad alto isolamento termico. Quindi si è arrivati ad avere un serramento di poliammide rivestito da due superfici in alluminio. Quando vado a richiedere un serramento in legno, che è uno dei materiali più utilizzati dalla nostra azienda per costruire serramenti, non ha senso richiedere un serramento in legno a taglio termico, perché il legno è già un materiale di sua natura termicamente isolante e quindi diciamo che non è necessario inserire all'interno del profilo in legno del materiale che vada a aumentarne l'isolamento. Per questo motivo, quando parliamo di taglio termico, dobbiamo parlare di un serramento in alluminio. Nemmeno quando parliamo di un serramento in PVC possiamo parlare di serramento taglio termico. Bene, siamo arrivati in fondo al video. Spero ti sia piaciuto. Se vuoi, metti un like e mi aiuterà a capire che questi argomenti sono interessanti. Ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere le notifiche di uscita dei prossimi video. Puoi trovare in descrizione tutti i nostri recapiti per chi decide direttamente un'offerta. Un saluto, alla prossima!